Quando la Legione Rossa attaccò, ci costò quasi tutto. Fu un miracolo a salvarci. Il risveglio del viaggiatore. Questo è un nuovo inizio. Le mappe sono vuote, le leggi cancellate. Sappiamo solo che dobbiamo trascendere ciò che siamo già. Questo piccolo angolo del cosmo è l'unico posto che sarà sempre nostro. Mentre l'universo ci osserva con occhi invidiosi. Abbiamo dimostrato di poter sconfiggere le minacce interstellari. Ora vi sono cose che strisciano sotto i nostri piedi, aizzati dalla luce del viaggiatore. La guerra è appena cominciata. Rocce inquietanti, robot assassini, pericoli mortali. Ma non ti stanchi mai di tutto questo? La fatica distrae dai propri scopi. Come anche le lamentele. Oh, se vuoi lamentele ne ho molte altre da fare. Aia! Oh, come questa! Concentrati, Sagira. Sulle armi, bestione. La fasi! Serve aiuto? Ancora? Ce la faccio, grazie. Dunque? Osiride? Cosa hai visto? Rallenta! Aspetta, ma non avevo... Oh, cavolo! Corri! A sinistra! Davanti a te! Media gittata! Prego, Vorrei farti notare che tra tutte le realtà possibili esplorabili, tu scegli sempre quelle in cui ci sparano addosso. Non possiamo stare qui. Se i Vex avranno successo, sarà la fine. Può vedere la tua luce. Devi andare. No, non ti lascio. Senza di me non puoi tornare indietro. Se non fermo i Vex, non esisterà nessuno per cui tornare indietro. È per il bene di entrambi. Non ci provare. Osiride! Guardiana, grazie per essere venuta. Porto notizie provenienti da Mercurio.
Strani rapporti dai discepoli ostinati a rimanere sul pianeta. Di solito ignoro le loro teorie complottistiche, ma uno dei miei occulti mi ha portato questo. Uno spettro morto? Non è morta. Si chiama Sagira. È da molto tempo che conosco lei e il suo guardiano, Osiride. Osiride? Il guardiano più potente di sempre, l'eroe dei sei fronti, lo Zavala prima di Zavala. A Zavala non piacerebbe sentirti parlare così. Molti guardiani non osano più pronunciare il suo nome. È l'unico comandante dell'avanguardia che è stato esiliato. Ed è l'uomo che mi ha insegnato cosa significa essere una strega. Abbiamo trovato Sagira su Mercurio e allo stesso tempo l'attività Vex è aumentata esponenzialmente. E tu credi che Osiride c'entri qualcosa? Devo sapere che è successo, anche se l'avanguardia vuole dimenticarsi di lui. Quando ho perso la mia luce, non avevo nient'altro. Ero vuota. Tu mi hai trovata su Io e mi hai aiutata a tornare. Ho bisogno del mio amico, guardiana. Vai su Mercurio. Porta Sagira con te. Forse i discepoli di Osiride, i pochi rimasti, sapranno cosa significa la sua presenza. E per ora, non parlarne con nessuno. Non vorrei buttarti giù da questa muraglia. Stavi scherzando, vero? Sì. Sto scherzando. Il viaggiatore ha trasformato Mercurio in un pianeta fertile. Era un paradiso, fino all'arrivo dei Vex. I Vex sostituirono il nucleo planetario con le loro macchine. Ora la chiamano la Foresta Infinita. Un labirinto di realtà in costante evoluzione. Ogni via è diversa. Nessuno è mai riuscito a sfuggire. Osiride ne era ossessionato. Porgo il benvenuto su Mercurio. I segni mi dissero del tuo arrivo. Che coincidenza! Anche noi abbiamo seguito i segni fin qui. Anzi no, erano i fatti. Anche quelli sono segni. Io sono fratello Vance, dei discepoli di Osiride, custode del faro e oracolo delle profezie perdute. C'è un portale Vex vicino alla tua posizione. Osiride ha passato anni a studiarlo. Era convinto che fosse la porta per la Foresta Infinita. Se è ancora possibile trovare Osiride, dobbiamo aprire quella porta. Ikora Rei, la migliore allieva di Osiride. Fratello Vance, il fan più sfegatato di Osiride.
Sono così contento che Osiride vi abbia portato da me, il suo servo più fedele. Considerando la tua adorazione per un uomo che non crede in nulla, mi sorprenderei se la tua fede fosse ripagata. I Vex sono alle porte. Osiride non è ancora tornato. La fede è tutto ciò che mi rimane. Il portale per la foresta infinita. Un luogo da cui nessuno ha mai fatto ritorno. Nemmeno Osiride. Ecco qui. Beh, io sono pronto. Non possiamo attraversarlo. Se lo spettro di Osiride si risvegliasse, forse potrebbe... Che Osiride ci salvi! Voi avete il suo spettro, Sagira. Vi prego, portatela a me!
Questi non sono Vex normali. Fai fuori il modulo. Vex da linee temporali differenti convergono su Mercurio. Non è una buona cosa. Grazie. Non so cosa avrei fatto se Osiride non vi avesse mandato a salvarmi. In cambio, i discepoli di Osiride possono aiutarti a rianimare il suo spettro. Abbiamo un tempio segreto sulla Terra. Porta Sagira a queste coordinate. Notificherò i discepoli che state arrivando. Ora che il faro è al sicuro, possiamo prepararci al ritorno di Osiride. Tutte le sue profezie perdute si stanno avverando. Finalmente incontrerò Osiride.